fatto in una manciata di ore, denunciando all'inizio: no, non ce la farò, è una cosa, io non faccio questo, non uso. E loro hanno vinto, diciamo, la possibilità di esporre, di raccontare questa idea usando dei mezzi che sono totalmente lontani dal mondo digitale, cioè dei ritagli di carta con un'idea che secondo me è efficace. La cosa poi interessante è che questa idea di gioco è stata presa, reimpastata in pochi minuti da tutti e si è trasformata in qualcosa di ancora più interessante. Hai 5 minuti. Sì, anche meno. dunque, questa... Ok, mi sentite tutti? Sì. Questa applicazione si chiama Apple Mama e Apple Mama è questa simpaticissima nonna, famosissima, ora spiego subito la storia, nel proprio paese perché fa dei dolci squisiti e quindi è molto richiesta. Le sue specialità però sono tutte ricette a base di mele, quindi scopo del gioco fondamentalmente è condurre questa nonna nel bosco e raccogliere il maggior numero possibile di mele, stando attenta però a una serie di antagonisti. Primo tra tutti, ad esempio, è il corvo che cerca di rubare, quindi, o il bruco ad esempio, quindi mele marce che vanno ad intaccare il raccolto. Quindi è molto semplice, poi vedremo il funzionamento. Comunque è ovviamente, come si può intuire anche dallo stile un po', è un'applicazione dedicata ai bambini, quindi è anche multipiattaforma, quindi si può scaricare sull'Apple Store, anche su Android. Questo è un altro degli antagonisti, molto simpatico, lo scoiattolo che cerca di colpire la nonna lanciando appunto queste ghiande. La nonna deve stare attenta quindi a schivarle, perché dopo tre sviene, poverina, quindi non vogliamo che la nonna svenga, ovviamente. E lo svolgimento del gioco quindi è molto semplice, perché all'inizio di ogni livello la nonna guarda la ricetta, osserva quindi il numero di mele che servono per preparare una data torta, va a raccoglierle, sta attenta ad evitare ghiande, colpisce i corvi con il tap, quindi si sposta semplicemente con lo swipe, e infine torna a casa, quindi dovrà sbucciare le mele, aggiungere nella ciotola, mescolare, infornare e preparare un dolce per nipoti, amici, sindaci, eccetera. Questo è il wet frame. Abbiamo visto prima degli altri esempi, appunto è una cosa semplicissima, si può fare un bozzetto. Non abbiamo avuto 4 ore, abbiamo avuto 3 e mezza scarse. Quindi... presentazione finita. No. Destra, sinistra, per raccogliere mele o schivare quelle marce del bruco. Col tap schiacciamo e uccidiamo il corvo. Lo scoiattolo dall'alto cerca di colpirla. Allontanarlo. Questi bambini... Questo è appunto un esempio di ricetta. Quindi serviranno per fare una data torta tot di mele rosse, un po' di mele gialle, un po' di mele blu. La difficoltà dei livelli appunto varia a seconda degli ingredienti che servono. E questa è una schermata di gioco. Quindi la nonna semplicemente mette il punto in basso, si dovrà spostare a destra e a sinistra, dovrà evitare le ghiande e raccogliere le mele man mano che cadono. Una volta tornata a casa, questo è un altro wireframe, dovrà preparare una ricetta, quindi utilizzando le mele che ha raccolto, mescolandole, eccetera. Ovviamente, come appunto abbiamo imparato anche da questa lezione, bisogna guardare appunto al mercato, non dobbiamo aspettarsi di finire in quel milione senza nemmeno sapere, avere dei riferimenti. Quindi chiaramente hanno cercato una delle applicazioni con uno sviluppo simile, quindi un altro gioco paid, ad esempio, per bambini, chiaramente Disney, quindi Minnie's Food Truck, sono 2,69 euro, a download ne hanno vendute 2 milioni, fate due conti, quindi... E questo è il team che è stato pensato, necessario appunto per fare questa applicazione. Un illustratore, un animatore, un programmatore, perché non è complicatissimo, avete potuto intuirlo. Chiaramente dei tester per verificare il funzionamento, un sound designer e il traduttore.
comunque complimenti alle tre ragazze, perché tre ore. Si dice che adesso, guarda che è una roba.